Ciao e bentornati a Crochet Romance e a questa scuola di uncinetto per mancini. In questa breve lezione di oggi vediamo come si realizza la maglia bassissima. Questo punto serve soprattutto per finire un lavoro o per raggiungere una certa maglia all'interno del nostro lavoro senza che si veda troppo l'altezza del punto. Infatti, la maglia bassissima è praticamente invisibile. Quindi ho fatto una catenella per voltare il mio lavoro e adesso entro nella mia prima maglia del lavoro, prendo su il filo e passo il filo direttamente attraverso l'asola. E ho fatto così la mia prima maglia bassissima. Poi facciamo un'altra, entro nella maglia successiva, prendo su il filo e lo passo direttamente attraverso l'asola che c'è sull'uncinetto. Prendo l'uncinetto, lo passo attraverso la maglia, prendo il filo e passo il filo direttamente attraverso l'asola. Vedete, queste sono le tre maglie basse che ho appena lavorato. Faccio un'altra e premetto che in questo modo si possono fare anche delle diminuzioni, come adesso, per esempio, se io volessi continuare adesso a lavorare a maglie alte, giusto per farvi vedere, faccio un paio di maglie alte. Come vedete, adesso sembra che non si vede neanche tanta differenza fra questo lato, eppure io qua ho aggiunto delle maglie bassissime, però l'altezza è rimasta praticamente invariata. Quindi le maglie bassissime possono essere anche utili per abbellire dei bordi, come per esempio questo, che si vede magari poco rifinito, aggiungendo una riga a maglie bassissime, il lavoro si presenta meglio, più rifinito, più pulito. Quindi, come vedete, entro nella maglia con l'uncinetto, prendo il filo, lo tiro su e lo passo attraverso quest'asola che si trova già sul mio uncinetto. Entro anche nell'ultima catenella della riga, prendo il filo e lo passo attraverso l'asola. Se adesso volessi chiudere il lavoro, passerei di nuovo il filo attraverso l'asola, stringo, posso tagliare il filo e nascondere le codine che sono avanzate. Spero che anche questo tutorial vi sia stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi per altri tutorial. Ogni lunedì una nuova lezione della scuola di uncinetto. Ciao, a presto!